San José Sánchez del Río, io muoio contento perché sto morendo a fianco di Nostro Signore. Mia cara mamma, sono stato fatto prigioniero in combattimento oggi. Credo di stare per morire, ma non importa, mamma. Io muoio molto contento perché muoio in prima linea, a fianco di Nostro Signore. Queste sono le parole che scrive José poco dopo essere stato catturato e imprigionato. Del resto lui, cresciuto in uno stato del Messico che aveva dichiarato guerra ai cristiani, aveva desiderato e chiesto la grazia del martirio sulla tomba di un martire della Resistenza cattolica. Nato il 28 marzo 1913, è il terzo genito di Macario Sánchez e di Maria del Río, cattolici. Avverte il peso di una situazione politica molto instabile. La famiglia emigra a Guadalajara, proprio poco dopo che nel 1917 è entrata in vigore una nuova Costituzione che tra le righe mostra un'estrema intolleranza contro la Chiesa Cattolica. Nel 1926 le intenzioni del Presidente diventano palesi. Viene esplicitamente proibita per legge ogni forma di aggregazione ecclesiale, i sacerdoti stranieri vengono espulsi dal paese, le scuole e alcune opere caritative vengono chiuse. Allora i cattolici messicani costituiscono la Lega in difesa della libertà religiosa, i cui membri decidono di imbracciare le armi al grido di Viva Cristo Re. José ha poco più di 13 anni e non gli viene concesso di partecipare fino al 1927, quando può finalmente entrare nella fila della Resistenza. Un anno dopo, per difendere un generale, resta senza più nessun colpo in canna e viene fatto prigioniero. Rifiuta ogni tentativo o possibilità di liberazione perché ha già donato la propria vita a Cristo. In prigione trascorre il suo tempo pregando con il rosario e cantando. Riesce anche a ricevere le sue ultime comunioni con le ostie nascoste nel cibo che gli viene portato. Il 10 febbraio gli viene annunciata la sua sentenza di morte. A notte inoltrata, i soldati gli spellano le piante dei piedi con chiodi accomunati fino a farli sanguinare. Poi lo spingono scalzo per le città. Strade della città. Il ragazzo piange, prega, ma continua a inneggiare Cristo Re e la Madonna di Guadalupe. Per evitare di far sentire rumori di spari, il capo dei soldati, una volta giunti al cimitero, ordina di pugnalarlo, ma a ogni colpo corrisponde un Viva Cristo Re. Esasperato, gli chiede se ha un'ultima parola per suo padre. Ormai sul punto di morire il ragazzo replica che ci rivedremo in cielo. Viva Cristo Re, viva Santa Maria di Guadalupe. Solo uno sparo riesce a interrompere le sue grida. A lode di Dio.